È iniziata a mezzanotte la zona rossa per 24 comuni della Marsica. Da oggi fino a domenica circa 110.000 persone saranno sottoposte a delle restrizioni, tra cui il divieto di spostamento, salvo che per comprovati motivi di lavoro, salute, necessità e urgenza, con le scuole aperte in presenza solo fino alla prima media. Continuano intanto le vaccinazioni, mentre nelle ultime due giornate di screening organizzate dal comune di Avezzano hanno dato esito positivo 6 test rapidi su 1560 in totale. Ma noi siamo ormai abituati a fare test antigenici ogni settimana. I test che abbiamo fatto sabato e domenica, oltre 1500, hanno portato a solo 6 positivi. Noi stiamo controllando abbastanza frequentemente la situazione di Avezzano, ma anche nella Marsica. Effettivamente il provvedimento di zona rossa è stato un provvedimento abbastanza, secondo noi, forzato. Ci sono comuni che hanno praticamente zero contagi e sono stati inseriti in zona rossa. Avezzano ha negli ultimi giorni una media di 12, 13, 14, 15 positivi riscontrati, quindi stiamo cercando di tenerla sotto controllo abbastanza, ecco, attraverso questi test antigenici, attraverso l'isolamento. Io penso che in questo momento, più che le appartenenze partitiche, è necessario che dare una mano tutti insieme e rispettarsi tra amministrazioni. Io mi sarei aspettato che il Presidente della Regione facesse almeno una telefonata al Sindaco di Avezzano, come città capoluogo della Marsica, ma questo non avviene, ma ci sono abituato a non avere queste cortesie istituzionali dal Presidente Marsilio. Ritengo che oggi noi come Comune ci stiamo dando da fare, abbiamo messo sul piatto 350.000 euro di ristori per le attività produttive, togliendole a un bilancio già in ginocchio, qual è il bilancio che ho trovato qui al Comune di Avezzano. Ieri la Marsica ha fatto registrare altri 44 nuovi positivi in 11 comuni, solo nell'ultima settimana sono stati 260 i contagi accertati. Noi abbiamo messo a disposizione 12 linee vaccinali e hanno messo a disposizione anche altri comuni della Marsica delle linee vaccinali. Ci vogliono più vaccini, questo è quello che chiediamo, perché vaccinare di più significa anche poter riaprire in sicurezza tutte le attività produttive della città di Avezzano, della Marsica, dell'Abruzzo e dell'Italia.